Thank you.
proposito, Mattia, allora lo vediamo qua con uno sfondo verde, ma siamo nell'anfiteatro della Luzzi Sambucina, eccolo qua. Allora, gara un po' tribolata, di la verità, peccato, ce la siamo combattuti fino alla fine, però per mezzo secondo potevamo fare meglio sicuramente. Vabbè, è andata bene così, il risultato è bellissimo, è uscito, la macchina è perfetta, io sono sentito bene fin da subito e quindi il risultato è uscito. Allora, dobbiamo studiare come recuperare qualche decimo. Ci dobbiamo fare solo qualche conto in più, niente di che. Va bene, vuoi salutare qualcuno, ringraziare qualcuno? Sì, i miei sponsor, Madagascar di Catanzaro, Tabaccheria 73 di Vicenza, dei miei grandi amici. Ci vediamo presto, re. Bene, allora è carico, carico di rivincita. Molla proprio. Bene, Mattia, grazie. Grazie a voi, ciao ciao. Però a questo punto io farei un applauso corale ai protagonisti della Racing Start che non hanno tenuto mai. Pensate che in 4 secondi dopo due manche ci sono 8 concorrenti. Un applauso a tutti perché sono davvero molto bravi. Al terzo posto, Vito Di Leo. Perde la vittoria, saluta per 2 secondi e mezzo dopo due manche infuocate, ma c'è chi fa ancora peggio. Per 56 centesimi va al secondo posto Mattia Esposito. Una bella soddisfazione in gara 1, però sarebbe presa, sì. Oggi mi dispiace per le aquile della Sina, ma non hanno volato tanto alte, perché sul gradino più alto del podio ci arriva lui, Rocco, non si freddi ma Porcaro, il nostro Rocco delle salite. E poi si freddi Porcaro, qualche analogia c'è, bravi. Ma direi bravi anche a Garbi, Aquila, Paese, Puntolieri. Un applauso a tutti di nuovo, ve lo meritate, molto bravi.